battaglia politica per chi ha idee credibili si può efficacemente condurre senza dover dipingere il proprio avversario come un mostro. Anche nella più feroce polemica politica c'è, a mio avviso, un limite che non dovrebbe mai essere oltrepassato. Il limite oltre al quale, per colpire un avversario, si mette in cattiva luce la nazione intera, gettando ombre addirittura sugli uomini e le donne della nostra Guardia Costiera, sulle nostre forze dell'ordine, che invece dobbiamo ringraziare perché da sola l'Italia si sta caricando, è un peso e una responsabilità che dovrebbero essere condivisi anche da altri. E alla fine si finisce con danneggiare addirittura la posizione negoziale dell'Italia sui tavoli internazionali. Allora io lo dico da persona che non ha mai fatto mancare le proprie parole forti, la propria opposizione serrata ai governi che mi hanno preceduto. Criticate ferocemente il governo, criticate ferocemente me, le scelte che facciamo, i provvedimenti che prendiamo, le nostre eventuali mancanze, ma vi prego, fermatevi un secondo prima di danneggiare l'Italia.